In diretta da Spadola, 6 dicembre 2022, questi maestosi muri di granito che fanno da perimetro alle due chiese. Con un volto noto, perché ormai l'abbiamo intervistato più volte, signor Tassone, buongiorno. Buongiorno Luigi. Allora, vi voglio chiedere, che voi siete anche patito, esperto su questo, su queste tematiche, perché questo grande scoglio qui? Perché hanno deciso di edificarne due vicine? Allora, qui molti anni fa veniva adorata una divinità, la dea Minerva, e da questo spunto poi questo è stato chiamato il Colle della Minerva. Quindi il Colle della Minerva. Colle della Minerva, dove sono state erette queste due chiese. Con la venuta di San Bruno, perché io alcune cose le so perché le ho lette, per le ricerche che ha fatto il dottore Tassone all'archivio di Stato a Napoli, che io ho sempre tenuto nel mio ufficio in comune come fedele custode di queste cose, no? E allora, leggendo queste cose, ho queste conoscenze. Diciamo che poi con la venuta di San Bruno, che è passato da Spadola prima di recarsi a Serra a fondare l'eremo della Certosa, gli altri paesi non esistevano. Poi San Bruno si è recato a Serra, qui era passato e Spadola veniva chiamato il Casale di Spadola, dove anche il conte Ruggero il Normanno aveva una tenuta di caccia. Praticamente dopo è nato la Certosa e tutte queste belle cose. Quindi diciamo che Spadola è il primo paese della zona. Primissimo. E queste cose non è che le ha scritte il dottore Tassone, le ha trovate scritte all'archivio di Stato a Napoli. Senta, oggi sentivo una bellissima novena, la novena di San Nicola, che sì. È antica. Cosa ne pensa lei di solito? Cosa ne pensa della musica in generale? Noi sappiamo benissimo che San Nicola è un grande santo miracoloso e ha fatto un sacco di miracoli. Della musica internazionale diciamo che a me la musica piace. Io ho seguito la musica lirica per un certo periodo, perché non so se tu Gigi lo sai, io ho un figlio tenore molto bravo. Raffaele, esatto. Sì, molto bravo, che ha varcato le soglie di tanti posti anche fuori dall'Italia. Quindi musica lirica. Dove ha ottenuto un sacco di... Ma baritono o tenore? No, tenore. Tenore, di musica lirica. Sì. E diciamo che si difende bene, è bravo, grazie al suo impegno e ai miei, diciamo, anche sacrifici, è riuscito a... Ed è una bella cosa per Spadola. Ed è una grande cosa, no, effettivamente Raffaele è bravo, è bravo. Senta, il riferimento a San Nicola, so che quella fontana è miracolosa, c'è stato un miracolo di esercizio. Sì, là c'è stato il miracolo dei tre bambini che stavano cadendo nella gorgia del mulino e quindi è rimasta questa cosa. Va bene, grazie ancora. E di che cosa, Luigi? Tu sai che quando hai bisogno di quello che so... Grazie ancora. Ok. 6 dicembre 2022, festa di San Nicola, in diretta dal centro storico di Spadola con il signor Rosso Manno Antonio e il signor Pantaleone Manno. E di dove siete? Io Montauro. Davoli, come mai qua? Siamo venuti qui per la festa di San Nicola. Sentite, che strumento avete, se lo possiamo vedere? Questo è in dialetto calabrese la pipita, se no in ceramella. Ho capito, e che materiale è? Gesso, questo qua è sta guscio. Guscio, invece questo che strumento è? Questa è la zampogna, fatto gesso nero ed erica. Bene, ci fate sentire qualcosa? Prego. Signor Gregory, grazie a lei sono qua. Sì, per il santo protettore questo ed altro. Grazie. Noi ancora siamo molto legati a per quello a che fate patrono. Per la comunità anche. Perché Gregory lo conoscete tutti, guardatelo, sembra uno di 25 anni. Quando lo vai a trovare il tuo Pocket Coffee quotidiano, poi negozio, grazie, diciamolo, grazie. Dov'è il negozio? Gentilissimo, in via Conte Ruggero. Trovate vini, profumi, ricariche telefoniche e poi vi passate 10 minuti insieme a questo personaggio di simpatia. Prego.
Grazie e buone feste allora. Grazie. Senta, signor Greco, una domanda velocissima. Cos'è per gli spadolesi oggi questa giornata? E oggi tutti gli spadolesi nel mondo credo che hanno un unico pensiero per il santo patrono. E cosa ci sarà adesso? La processione? Adesso ci sarà prima la messa, poi la processione e a fine processione la tradizionale marcetta che viene fatta qui. E cosa consiste? Consiste che prima quelli della banda musicale fanno la marcia qua e poi con zampogna, pepita e piatti e gran cassa si esibiranno questi signori qua. Grazie signor Gregory. Beh. E grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Altrettanto. Ancora in diretta da Spadola, festa di San Nicola 6 dicembre 2022, con questa opera d'arte fatta dal signor Staropoli. Filippo. Come funziona? Spiegateci. Allora, adesso si spara tutto con la centralina elettronica. Quelli sono due moduli, ad ogni modulo ci sono quattro canali. Sì. Ogni canale poi c'è il telecomando. Sarebbe, ce l'abbiamo qua. Con questo telecomando questo qui? Questo telecomando qui. Ad ogni canale corrisponde il canale sul modulo. E l'accensione avviene col telecomando. Noi premiamo l'1 e parte l'1, parte due, parte il 2, un po' tre. Come Luciuccio, diciamo, un po' come di Sera San Bruno. Adesso diciamo che tutti i fuochi funzionano così, i fuochi d'artificio sono tutti. Perché per una questione di sicurezza. Innanzitutto. Senta, la ditta Staropoli dove si trova a Serra? Allora, noi siamo in collaborazione con la ditta Carello di San Gregorio di Pone. Io sono un collaboratore della ditta Carello. È una vita che collaboriamo con la ditta Carello. Cosa fate? Spiegateci. Tutti gli spettacoli pirotecnici, tutto ciò che riguarda la pirotecnica. Quindi fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio, sì, abbiamo fatto fuochi d'artificio a Serra. Bellissimi, li ho visti. Abbiamo fatto qua a Spadola, abbiamo fatto a Mongiana e in tanti altri paesi. Un indirizzo dov'è che siete? Qualora volessero, chi guarda il video, insomma, venire a trovarvi. San Gregorio di Pone è la sede legale. Sede legale è San Gregorio di Pone. Un telefono che magari poi piace, questa cosa qua della vacca. Me lo faccio avere. Ce lo fate avere? Sì. Avete una pagina Facebook? Sì, sì. Come sì. Dobbiamo scrivere? Vedo tutto, poi vedo tutto. Va bene, grazie, grazie. Senta, IVA, tutto. Questo lavoro ormai lo appassiona da anni, credo. Da 22-23 anni. 23 anni che fate questo lavoro. Sì. Lo fate bene perché siete conosciuti, io per questo sì, io vengo mi sono fermato. Da una famiglia di pirotecnici. Mia nonna, perché li faceva mia nonna, i miei bisnonni, trisnonni. Quindi è di famiglia? Di famiglia. Di generazione. Mio padre. Senta, cosa ne pensa, diciamo, dei fuochi pirotecnici? Un mestiere difficilissimo. Perché? Per tanti motivi. Innanzitutto è pericoloso, molto pericoloso. E poi è difficile perché bisogna fare le cose come si debbono fare. Con precisione. Con precisione, soprattutto per quanto riguarda le leggi. Quindi è un mestiere molto difficile. Va bene. Siamo sempre in ansia noi. Però fate cose belle. Sì. Date colore alle feste. Questo vogliamo fare. Dare colore, spettacolo, far divertire la gente nel massimo della sicurezza. Va bene, signor Staropoli, grazie e buon proseguo. Grazie Gigi. Ancora in diretta da Corso Roma a Spadola, oggi è il 6 dicembre del 2022. Come vedete gli zampognari scortano la processione di San Nicola, protettore di questo stupendo borgo calabrese. Il santo proseguirà per le vie del paese, poi ritornerà, vedete c'è la vaccareia con il signor Staropoli che verrà accesa e quindi concluderà qui la processione. Guardate i fratelli vestiti di due colori. Salutiamo anche i fratelli della congrega, Mangiardi, il signor Tassone, il parroco del paese e San Nicola, sperando che protegga tutti voi che state in questo momento guardando. Salutiamo la signora Capone.
e questo è San Nicola e la banda dietro con tutte le persone a seguito. Si fermano i fratelli, fanno cambio, si riposano e guardate, hanno acceso la vaccareia. Salutiamo la ditta Staropoli, questa è la vaccareia, un'usanza che è diventata anche tradizione di questo comune. Come vedete, signor Filippo, come diceva prima, col telecomando aziona, pigia dei tasti che fanno cambiare le luci, i suoni a questa vaccareia antica fatta in cartapesta. Alle nostre spalle la processione con San Nicola che è proprio messo frontale, quasi ad abbracciare non solo la tradizione della vaccareia, ma anche in senso simbolico a salutare e a proteggere la comunità spadolese. Iniziano ad accendersi dai lati le fiammelle che danno anche colore e animazione a questa bellissima opera d'arte. Ormai la tecnologia ci lascia sempre esterrefatti perché si sposa bene con la tradizione. San Nicola suonano una canzone particolare. Un applauso alla ditta Staropoli per questa meravigliosa creazione. Signor Staropoli, siamo in diretta, live, buongiorno. Buongiorno. Allora, DJ. Senta, perché qua oggi? Allora, oggi è la festa di San Nicola a Spadola, no? E la tradizione della vaccarella è una tradizione antichissima. Infatti in chiesa Don Bruno ha distribuito anche dei panini a forma di vaccarella, perché è una tradizione proprio di Spadola, una tradizione molto forte, molto sentita dalla popolazione. Senta, abbiamo visto questa bellissima creazione. Questa l'ha fatta mio figlio Filippo. Ed è un maestro in queste cose perché una volta faceva anche il famoso ciuccio a sera San Bruno. Però Don Bruno ha voluto mantenere questa grande tradizione a spadolese e c'è questa vaccarella tutta colorata tra l'allegria della festa. Va bene, grazie ancora. Prego. Come vedete anche Gregori, fratelli Tassone, qua a riprendere perché richiamano in qualche modo la tradizione. Signor Tassone, siamo in diretta, buongiorno, sentite, io sapevo che vostro padre amava questi strumenti. Sì, è stato l'autore dell'inizio della famosa marcia di San Nicola. Da bambino diciamo è stato. Va bene. C'era una fanfara allora che ha suonato perfino per la televisione americana da Spadola. Grazie. Vedete, GGJ che riprende Gregori, che riprende i Zampognari.
c'è ancora un ultimo cambio dopo 30 minuti di processione per le vie di Spadola. Ancora in diretta dal Borgo di Spadola su Facebook con il primo cittadino, il signor Cosimo Pieromalli, buongiorno. Buongiorno, sentite, oggi che festa è? Oggi è la festa di San Nicola e naturalmente colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti Nicola, Nicoline, perché è importante a tutti quelli che ci stanno anche vedendo nel mondo, tutti i nostri compaesani che spero di rivedere presto in estate, poi quando ci sarà la festa grande del nostro patrono. Grazie sindaco. A voi, grazie.